Questa trasmissione è presentata da Terra Orti, il meglio dell'ortofrutta italiana. Ancora una puntata insieme ai Sapori del Sole, la sfida è servita. Lo chef stellato di oggi è Fabio Pesticcio, quindi tutti pronti, azione! Nuova puntata ancora insieme ai Sapori del Sole. Che dite? Ah sì, piove. No, vabbè, ma quella è una finta, vero Elga? Certo. Non sta, no, non sta piovendo, in realtà fa finta. Perché il sole c'è. C'è. Ma non si vede. Però quello che si vede sicuramente sono i nostri due nuovi concorrenti. Ecco. Elga, presentaci lui. Lui chi è? Paolo Morese. Paolo, sei un po' in tensione, Paolo? Ma no, almeno un po', fai vedere le mani? Fai vedere? Vedi, non trema, ragazzi, cioè, è tranquillissimo. Raga, che fai ridi? Benvenuto a Paolo, invece solarissima lei? Claudia Di Fazio. Claudia Di Fazio, che vieni da? Latina. Oh, da Latina, sono contenti i laziali qui, sono tutti felici loro. No, voi siete romani, vabbè, ok. Razio Roma, va bene. Dovete sapere che la nostra troupe Video 48 è di Roma e c'è sta questa cosa di Lazio Roma, vabbè, non infatti ce ne frega niente. Stanno guardando tutti storto. Non ce ne frega niente, niente proprio. Invece Paolo, tu di dove sei? Mercato San Severino. Oh, quindi sei salernitano. Sì. Senti Paolo, che ci prepari? Un filetto di vitello. Con qualcosa di particolare? Allora, c'è una panatura al pistacchio. Ah, vedi che è uscita la cosa particolare. E verrà impiattato con carciofi, insalatina di carciofi cruda al peperoncino, carciofi fritti sempre al pistacchio e una concassè di pomodorini, cipolla rossa aromatizzata all'erba. E tu te ne è riuscito col filetto così? La concassè, raccontiamo che cos'è la concassè, dai, mi piace. Concassè sono dei pomodorini che vengono prima sbollentati, poco, tolta la pelle, tagliati a metà, privata di tutti i semi e vengono tagliati a cubetti piccoli. Promosso. Promosso? Sì. Allora, da quest'altro lato invece c'è la nostra Claudia che ci prepara cosa? Un piatto più semplice, tradizionale. Sì. Però con una spolverata di primavera, visto che ci dovremmo sta. Ci siamo Claudia, in realtà ci siamo, quindi va bene. E come gliela diamo sta spolverata di primavera? Con il pomodoro, con il pomodorino confì. Confì, vedi, che l'hai andata col confì poi? Che è un po' aromatizzato con l'origano, il zucchero di canna, il timo, insomma, così. E il nostro carciofo e la nostra pancetta a ventaglio in tocco di lazialità. Ma sì, e mi pare anche giusto, insomma. Qui vediamo un sacco di prodotti straordinariamente qui buoni. Va, intervieni. Questo non è il vostro carciofo, ma è il nostro carciofo di Pestum. Perché questo è il carciofo di Pestum IGP. Sì, infatti, bellissimo. Di cui io sono l'ambasciatrice, sappiate. Ah, quindi attenzione a come lo gestite il nostro carciofo, perché qui se no tra lei e Fabio, insomma, la situazione, lo chef, della situazione è critica. Allora, dicevamo, prodotti Terra Orti, ovviamente freschi, di grandissima qualità. Vedo sul banco, questa cos'è, una scamorza affumicata di San Salvatore? Si può tagliare sta cosa dopo? Sì, dopo l'assaggiamo. Questa allora ragazzi, partite fornelli, via, e date sfogo alla vostra passione. Ragazzi, se avete bisogno, io sono qua. Esatto, sfruttatela. Anche a fare i lavori più umili, non vi preoccupate. Allora, da dove partiamo? Io tritato l'erba. Vai, che prendi? Allora, timo. 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 Bravo, azzeccato, io avrei guardato, niente, scherzo. Timo. Vedo dietro le quinte lo chef Fabio Pesticcio che vi sta controllando, sta guardando, monitorando. Le erbette sono fantastiche, M&M Alloy. Allora, vediamo la nostra Claudia che è andata di coltello per tagliare a Julienne i carciofi. I nostri carciofi. Che poi spadellerò sopra nella padella. Quindi vengono belli croccanti in realtà. Si ammorbidiscono solo un po'. Che è bello dargli
potere, importanza. Va bene. Il carciofo, se poi si ammorbidisce dopo, magari perde di sapore, profumo. A parte che gli odori li sento tutti. Vai, vai, partiamo, vai, vai, vai. Di qua siamo ancora... siamo nella fase preparazione, qui ti potevi far aiutare da lei, prima. Ok. Fatto? Beh, magari loro hanno anche cronometrato i tempi, perché loro sono bravissimi, sto vedendo. È vero che è amatoriale la sfida, però no, io ho riscontrato tanta professionalità, sinceramente. Molto, molto. No, io sono certa che si sono calcolati pure i tempi. Ti stai ridendo col nostro fotografo, lo so, ma io faccio finta di non guardare, perché se comincio a ridere non la smetto più. Perché voi non immaginate gli sguardi che ci sono dietro le telecamere tra i vari... tecnici, però è bello così. Allora sento questo profumo di carciofi che arriva dalla parte di Claudia. Va tutto bene, chef? Io ogni tanto parlo con lui. E qua va, è difficile. Giovanni Solofra nelle puntate precedenti ha proprio detto questo, insomma, che per lui è stato chiaramente difficile scegliere, perché parliamo di persone che amano cucinare, quindi cercano comunque di dare il meglio di sé. E non è facile poi esprimere un giudizio, ecco perché me ne sono lavata le mani. Io dopo l'anno scorso ho detto, sapete che c'è? Decidono loro. Bellissimi, vero? No, Elga? No. No. No, che cosa? No, non te lo porti a casa. Ma chi te l'ha detto? Io. No, perché ogni tanto a fine produzione spariscono cose, soprattutto quando sono bellissimi come questi. Che questi vengono sono veramente belli. Costa d'Amalfi, lusso, spariscono così, come per magia, non si trovano più. Ma magari si saranno rotti. Ma guarda un po', ogni anno se ne rompe qualcuno, sempre. Allora, Claudia, di cosa hai bisogno? Vai, 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 passami di menta. Avanti. Che stai prendendo? Un po' di menta. Un po' di menta, carino. Ah. Di qua invece che questo che cos'è? Un carpaccio? Con di te, con di te, ok. Lo aromatizziamo al peperoncino. Ok. E salvia. E salvia. Ovviamente la cottura... è acidulata col limone? Sì. Cottura in osmosi. Limone. Zucchero. Cottura in osmosi. Yes. Dai, tu lo sai che cos'è la cottura in osmosi? No, perché dai. Ci sei tu che adesso me la spieghi, vai. No, ce la spiega lui. Cos'è la cottura in osmosi? In realtà è una marinatura a freddo, fatta con zucchero e sale. In osmosi perché? Perché ti serve per tirare tutta l'acqua, la parte amara. Bravissimo, bravo. Sì, questo ragazzo è molto bravo. Dello chef che dice sì. Grazie Fabio. Allora, ovviamente noi sapete come funziona, abbiamo dato degli ingredienti che dovevano essere standard. In questo caso abbiamo chiesto espressamente che fosse utilizzato il carciofo di Pestum, Terra Orti, perché appunto volevamo valorizzare al massimo questo prodotto. Loro hanno avuto la possibilità di portare in aggiunta due ingredienti. Claudio, tu cosa hai portato in aggiunta? No, io mi sono basato su quello sui nostri, che c'era. Quindi non avevi bisogno di altro. Invece tu, Paolo? Filetto di vitello e il pistacchio. Ah, il pistacchio, perfetto. Quindi andremo a vedere, insomma, se sono riusciti a valorizzare, quindi fondamentalmente lo scopo, o meglio, il ruolo del nostro chef stellato Fabio Pesticcio sarà proprio quello di capire se il carciofo è valorizzato nella maniera più giusta e opportuna. Che non è semplice. Non è semplice no. Perché il carciofo, insomma, è difficile a volte riuscire a mantenere quell'equilibrio e quindi a dargli sapore e consistenza. Allora, vediamo che lui procede. Vedi un po' se procede bene, Elga. Qui friggiamo i filetti. No, friggiamo il carciofo, questo è un carciofo. Carciofo. Passellato. Invece il filetto? Ecco, sempre ben raffritto. Sempre fritto, quindi avevo capito bene. Ah, quindi tu lo prepari così, intero. E poi lo tagliato. Anche lo tagli al momento. L'ho inciso perché dopo mi è più semplice tagliarlo. Ok. Se la panatura diventa croccante. Ma bravo che sei. Tagliandolo interamente dopo si spaccava. Bravissimo. Elga, dai, spostati dall'altro lato. Adesso non fare le personalità, vai no, di qua, no. Dai, su. Vedere di là. La mia pasta del cuore. La raccontiamola, vai, questa raccontala. Pasta. Io la amo da morire. Hai 50 secondi per raccontarla. Questa è la... Ho 50 secondi per raccontarla, wow. Allora, questo formato che hai scelto? Ma io
faccio pure io qualche volta a casa. Ah, lo fai tu a mano. Sì, con invece cortezze, sono, no, sono dei fusilli cilentani, sì, sì, diciamo. E questa pasta viene prodotta con grani autoctoni. E, sempre Terra Orti. È sempre gestita da Terra Orti ed è eccellente, eccellente, davvero eccellente. Io la amo particolarmente. Allora Elga, a questo punto, no, io ho visto che loro avevano tanti ingredienti, sì, ma non li hanno utilizzati tutti, sì, insomma, molti sono rimasti, quindi dopo ce li tagliamo, ce li mandiamo. Sì, sì. Sì. Soprattutto questo qua, insomma, direi che dopo... Ma è bellissima. Direi che si può fare. Questa è una scamorza affumicata, che sì, cos'è? Scamorza di latte di bufala affumicata, dispensa San Salvatore. Allora, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Ringraziamo come sempre Elga per il supporto, perché senza di lei io sarei finita. E, però con noi ci sarà subito dopo Fabio Pesticcio, quindi tra poco.